Sta per ritornare la Serie A con appuntamenti evidentemente fitti, data la pandemia che ci ha costretti a pazientare per quanto riguarda la ripresa appunto della Serie A, ma insieme al campionato sta per ritornare anche il calciomercato che sta diventando sempre più protagonista in queste settimane con delle voci sempre più insistenti. Si avvicina l'estate, ora vedremo la finestra di mercato, quali periodi dell'anno occuperà, però fatto sta che diversi nomi molto interessanti sono accostati alle squadre italiane. Prima di iniziare e in questo video analizzare il possibile approdo di Odegaard tra le fila rossonere, di come potrebbe andare a migliorare, come potrebbe andare ad inserirsi nelle fila milaniste, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati circa tutti i video che usciranno costantemente in questo periodo: analisi tattiche, analisi di mercato. Non meno importante, se vi va, seguiteci sul sito internet emiscouting.com, dove potrete trovare articoli quotidianamente riguardanti lo scouting e la match analysis, corsi di match analysis e scouting su Twitch, dove vado in diretta tutti i giorni dalle ore 16 in poi, Instagram, Facebook, insomma dappertutto. Detto ciò, iniziamo ad analizzare lo stuzzicantissimo eventuale acquisto di Odegaard, perché secondo me potrebbe rivelarsi eventualmente un qualcosa di molto interessante. Il giocatore norvegese è un classe 1998, è alto 1,78 m e pesa 68 kg. Mi verrebbe da dire che ha anche 8 fratelli, gli piace la storia ottomana, insomma molto collegato col numero 8, però dal punto di vista fisico non è certamente un bronzo di Riace. Effettivamente fa dell'agilità e della velocità di movimento le sue caratteristiche principali durante tutte le fasi, quindi è molto agile e per questo viene molto spesso utilizzato come trequartista centrale. Occhio però che in questo schema, ipotizzando il solito 1-4-4-1-1 del Milan, che a volte è 1-4-2-3-1, quindi insomma cambia la posizione degli esterni di centrocampo o delle ali a seconda della situazione, in questo contesto, dicevo, lo posizioniamo come trequartista centrale. Però occhio che è molto duttile, viene utilizzato spesso anche come ala d'attacco, come esterno di centrocampo oppure come mezzala di centrocampo, quindi più arretrato rispetto alla posizione di trequartista. In questo contesto però immaginiamolo lì. A proposito, sono molto curioso di sapere la vostra opinione circa il suo posizionamento in basso nei commenti. Ma vediamo un po' quali sono le sue caratteristiche principali circa il suo gioco. È un giocatore che è ottimo, è davvero bravo nei passaggi, quindi per quanto riguarda la verticalizzazione è un giocatore sul quale si può fare molto affidamento. Ripeto, palla al piede, è molto bravo nel dribbling, ma il passaggio è la sua qualità principale. Ciò si traduce appunto in una grande quantità di palloni giocati in verticale, ma occhio alla comunicazione dal punto di vista del fraseggio con gli esterni di centrocampo barra ali d'attacco, che possono alzarsi durante la fase di sviluppo e finalizzazione della manovra. Quindi da questo punto di vista Odegaard è un giocatore che può far girare la squadra molto bene, sia in verticale che in orizzontale. Analizziamo però questo concetto dal punto di vista pratico con una situazione di gioco reale. Eccolo qui, Odegaard evidenziato dal solito cerchio giallo, impegnato in una solita azione di gioco che lo vede protagonista. I compagni di squadra spesso lo coinvolgono nella manovra e lui, ripeto, sfrutta le sue abilità per quanto riguarda la fase di possesso, soprattutto la caratteristica del passaggio, per far giocare la squadra in verticale. Da quel punto di vista, secondo me, il Milan potrebbe beneficiare di un giocatore che, insomma, da quel punto di vista lì, è uno dei migliori, soprattutto per quanto riguarda la sua fascia d'età. Quindi tecnica, palla al piede, agilità, da quel punto di vista tanta roba. Però non dimentichiamo il suo contributo durante la fase di sviluppo della manovra. Infatti è un giocatore abile anche nell'abbassarsi durante la fase di possesso. Occhio a questa differenza, poi parleremo della fase di non possesso, ma che partecipa, ripeto, in maniera attiva durante la fase di costruzione del gioco, spesso andando a formare quindi un triangolo insieme ai compagni centrocampisti.
Il discorso cambia invece quando la squadra è chiamata a difendere. Odegaard non è un giocatore che partecipa con particolare veemenza alla fase di non possesso, infatti spesso lo si vede lasciare un buco tra le linee di centrocampo e attacco o centrocampo e tre quarti, che non fa di Odegaard un giocatore particolarmente affidabile dal punto di vista della fase di non possesso. Quindi occhio, perché se il Milan dovesse decidere di effettuare una pressione andando a coinvolgere tutti i giocatori schierati in campo, Odegaard da quel punto di vista lì potrebbe lasciare qualcosa agli avversari. Durante la fase di contrasto non è il miglior giocatore del mondo, quindi da quel punto di vista, ripeto, non è un giocatore particolarmente affidabile. Andiamo a vedere però nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Eccola qui una situazione di gioco che spiega alla perfezione quanto detto pochi secondi fa. Durante la fase di possesso degli avversari, Odegaard appunto lascia tutta quell'area lì spesso scoperta. Occhio, ovviamente di tanto in tanto lo vedremo eventualmente coprire quella zona di campo lì, ma parliamo ovviamente di una situazione che capita con maggior frequenza, quindi dal punto di vista lì potrebbe lasciare i compagni di squadra in posizione più arretrata, esposti ad una particolare pressione avversaria. Lo stesso vale nel caso in cui il Milan dovesse adottare uno stile di pressing ultra offensivo. Odegaard non lo vedrei bene nell'andare ad attaccare le zone avanzate del campo, come può essere la zona evidenziata in questo momento sulla lavagna tattica. Quindi, ripeto, per concludere, Odegaard, un giocatore molto molto forte durante la fase di possesso, che fa del passaggio, della verticalizzazione, del dribbling le sue qualità principali, ma durante la fase di non possesso, è vero sì, partecipa, occhio, non voglio dire che è un giocatore che non se ne frega, che sta lì con la sigaretta ad aspettare che gli arrivi la palla, ma non è un giocatore che offre una particolare copertura ai compagni di squadra. Detto ciò, abbiamo visto i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo eventuale, sottolineo eventuale, acquisto dei rossoneri. Detto ciò, l'analisi riguardante Odegaard finisce qui, spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Come sempre è stato un piacere passare questi minuti con voi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguire emiscouting.com su tutti gli altri social. Detto ciò, ci rivedremo ovviamente ad un prossimo appuntamento. Ciao!